Con il presidente di Fise Assambiente per commentare i fatti o comunque gli accordi, le promesse emerse dal G20 di Roma nelle stesse ore in cui è in corso la COP26 a Glasgow, come interpreta insomma, gli obiettivi che si sono fissati, i grandi della Terra? Ah, allora, cerchiamo di essere ottimisti. Diciamo, c'è una direzione di marcia che è stata fissata e che raccoglie il consenso di un numero sempre maggiore di paesi, no? Questa è la cosa positiva. Mi pare che ci sia una direzione di marcia, ripeto, che va dalla parte giusta. Naturalmente ci sono delle assenze importanti, quella della Cina e quella della Russia. E soprattutto ci sono tanti problemi irrisolti, tanti problemi irrisolti. Da quale vogliamo cominciare? Secondo me il problema più grosso è quello che il premier indiano ha chiamato delle disuguaglianze climatiche. E purtroppo non si possono chiedere gli stessi sacrifici e le stesse misure a paesi diversi come gli Stati Uniti e l'India. L'India ha redditi pro capite, consumi di energia, emissioni di CO2 che sono una frazione di quelle americane. E se noi vogliamo battere la disuguaglianza, che è l'altro grande tema, l'India ha bisogno di crescere e per crescere ha bisogno di energia. E chi gliela fa l'energia all'India? E con quali strumenti? Credo che sia un po' difficile rifornire un paese di 1 miliardo di abitanti semplicemente con il fotovoltaico e l'eolico. Ed è la ragione per quale questi paesi continuano a realizzare impianti a carbone o impianti comunque altamente inquinanti, perché hanno bisogno di crescere. Non sono disposti a scambiare la loro crescita economica con la riduzione delle emissioni, né a sacrificarsi per il resto del mondo. Loro dicono: guardiamo, oltre che le emissioni, finisco subito, scusami, oltre che le emissioni di ogni anno, guardiamo le emissioni accumulate in 200 anni di storia. Chi le ha accumulate? Più del 50% delle emissioni accumulate sono di responsabilità di Stati Uniti, Europa e Giappone, che hanno il 17% della popolazione mondiale. Nel resto d'Europa viene considerata comunque una fonte di energia alternativa a quella da fossili, quella nucleare. In Italia è argomento tabù, ma vogliamo in qualche modo spiegare che in realtà, se vogliamo parlare di emissioni, il nucleare è forse la fonte di energia più sicura e affidabile? Ma guarda, io invito i tuoi ascoltatori, anche te, posso darti del tu, credo, a visitare Electricity Map, Electricity Map, no? Molto interessante, appunto, tu hai i vari paesi con i colori, le emissioni. Allora vedi che le emissioni medie della Francia per ogni kilowattore di energia prodotto sono nell'ordine di 60, 70 grammi di CO2 per ogni kilowattora di energia elettrica prodotta. Quando guardiamo la cartina della Germania, troviamo 350-400, cioè 3-4 volte di più. Perché? Qual è la differenza? La differenza è che la Germania fa l'energia con il gas e con il carbone e in parte con le rinnovabili, la Francia lo fa con il nucleare. Cioè, non, la Francia è, insieme alla Norvegia, credo, e alla Svezia, il paese più virtuoso nel rapporto tra produzione energetica e produzione di CO2. Ora, a me sembra una vera follia che l'Europa voglia rinunciare, tra l'altro l'energia nucleare ancora in Europa fa più del 20% dell'energia elettrica, mi pare il 27%, no? Mi sembra una vera, lasciamo stare l'Italia che è un caso a parte, no? Ma una vera follia che si voglia rinunciare al contributo di zero emissioni di CO2 di questa fonte di energia. Altro tema emerso da questo G20, la lotta alla deforestazione e addirittura si è assunto l'impegno di piantumare 1.000 miliardi di alberi entro i prossimi 10 anni. Secondo lei è possibile? Beh, questa mi sembra onestamente un'esagerazione. Mi sono domandato scherzosamente se i nostri signori del G20 avessero a portata di mano una calcolatrice, perché
10 anni sono 3.650 giorni, se non mi sbaglio, e se dividi 1.000 miliardi per 3.650 giorni, ottieni che dovresti piantare 250 milioni di alberi ogni giorno per i prossimi 10 anni. Un'impresa impossibile per chiunque, credo, no? Detto questo, proteggere le foreste e piantare nuovi alberi è sicuramente una cosa da fare. Gli alberi sono dei grandi assorbitori di CO2 e anche dei moderatori, diciamo, del clima, degli stabilizzatori del clima. È strano che si parla adesso, uno dei meriti di questo G20, G20 e poi della COP, è di aver messo in primo piano questa questione, perché è strano che se ne parlasse poco o se ne parlasse prevalentemente per stigmatizzare gli incendi nelle foreste amazzoniche e la distruzione delle foreste amazzoniche, ma fra l'altro sono anche delle cose positive. I cinesi hanno piantato veramente milioni e milioni di alberi e le fotografie che la NASA ormai fa regolarmente con una certa precisione anche del manto verde mondiale, ci indica anche qualche elemento in controtendenza molto positivo. In Europa sicuramente, per esempio, la percentuale boschiva per via dell'abbandono dei terreni agricoli marginali è in continuo aumento, e questo è un fatto positivo. Insomma, in conclusione, Presidente, secondo lei rispetto a questo G20, a quello che sta succedendo in queste ore a Glasgow, ha ragione Greta, tanto bla bla bla, oppure insomma c'è speranza che qualcosa possa succedere? Ma sai, il bla 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 che vedo scritto anche sulla tua maglietta, no? Essendo una giornalista, dici che devo fare io, se non parlo, una giornalista televisiva, che devo fare d'altro? Ma sai, sono critiche molto facili, eh? La verità è che ci troviamo di fronte ad un'impresa gigantesca, veramente difficile, in cui conciliare, queste cose con questo obiettivo, con il fabbisogno enorme di energia di miliardi di persone, cinesi, indiani, è un'operazione veramente molto molto difficile. Le bacchette magiche non esistono. Anche queste date che noi fissiamo, 2050, 2060, hanno un valore simbolico evidentemente, non hanno un valore pratico. Tra l'altro, se qualcuno è in grado di immaginare come sarà il mondo fra 30 anni, mi telefoni che me lo racconta. No, quindi io dico, l'importante è che si vada in una direzione di marcia. Un altro punto importante che è emerso è che si comincia a capire che l'unica strada che noi abbiamo a disposizione, vera, è quella dell'innovazione tecnologica, cioè di nuove tecnologie low carbon che possano diffondersi in tutto il mondo in maniera facile e poco costosa. Sarà la fusione. Sarà il sequestro della CO2, sarà una nuova generazione nucleare, sarà la capacità delle batterie di stoccare quantità di energia molto superiori a quelle che abbiamo oggi. Questo ancora non lo so, ma quella è la direzione. E speriamo davvero che sia, insomma, la direzione che ci porti lì dove tutti auspichiamo di arrivare, un mondo più pulito sicuramente. Grazie, grazie Presidente, grazie sempre per il suo preziosissimo contributo. Grazie a voi. Buon pomeriggio.